mattino 6 per questo giovedì 18 agosto. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi si ricorda Sant'Elena. Allora ci vediamo subito la sua storia. Di famiglia plebea, Elena venne ripudiata dal marito, il tribuno militare Costanzo Cloro, per ordine dell'imperatore Diocleziano. Quando il figlio Costantino, sconfiggendo il rivale Messenzio, divenne padrone assoluto dell'impero, Elena, il cui onore venne riabilitato, ebbe il titolo più alto cui una donna potesse aspirare, quello di Augusta. Fu l'inizio di un'epoca nuova per il cristianesimo. L'imperatore Costantino, dopo la vittoria attribuita alla protezione di Cristo, concesse ai cristiani la libertà di culto. Un ruolo fondamentale ebbe la madre Elena. Forse è stata lei a contribuire alla conversione, poco prima di morire, del figlio. Elena testimoniò un grande fervore religioso, compiendo opere di bene e costruendo le celebri basiliche sui luoghi santi. Ritrovò la tomba di Cristo scavata nella roccia e poco dopo la croce del Signore e quella dei due ladroni. Il ritrovamento della croce, avvenuta nel 326 sotto gli occhi della pia Elena, produsse grande emozione in tutta la cristianità. A queste scoperte seguì la costruzione di molte basiliche. Morì probabilmente intorno al 330. E allora per questa giornata da parte nostra gli auguri vanno a tutte coloro di nome Elena. Vediamo i titoli di apertura del quotidiano Il Centro. A Pescara servono pulizia e decoro. Dopo la protesta dei negozianti del centro, balneatori e ristoratori fanno le loro proposte per la città. Annunciato anche sit-in per il 4 settembre, area di risulta vivibile e auto in Corso Vittorio. La fotonotizia centropagina: sono 386 in Abruzzo i docenti trasferiti. Storie di professori di ruolo costretti a emigrare nel nord Italia. E poi Pescara verso il tutto esaurito per la sfida al Napoli, mentre salta Gaston Silva, Serie A, domani maxi inserto. Nelle cronache su Pescara, impresa in espansione, Fater cresce e raddoppia Spoltore. Su Montesilvano paura nella notte, folle fuga dentro la città a 200 all'ora. E poi reparto sovraffollato a Pescara, pronto soccorso, il Partito Democratico dice lavori entro settembre. Di spalla la polemica è da vietare il burkini in spiaggia? Di taglio alto è la notte dei sogni, l'Abruzzo, Tifa, Nicolai e Di Fulvio. Vediamo ora i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Beach volley, Nicolai insegue l'oro di Rio, il giocatore di Ortone in finale col Brasile, possiamo farcela. E poi pallanuoto con Di Fulvio è tornato il 7 bello. I campionissimi da Valla a Pomilio alla D'Ottavio a De Benedictis. Aca, tornano le poltrone, il sindaco di Francavilla Luciani scrive all'amministrazione, all'amministratore uscente di Baldassarre, bisogna nominare un manager e un CDA da 3 a 5 membri, la risposta non si può. Francavilla mangiano stramonio per errore, coniugi finiscono in ospedale. E poi su Montesilvano, inseguimento sulla riviera, due militari feriti, sperona i carabinieri e fugge, è stato bloccato. I prof con la valigia contro l'esodo. E poi di spalla Goran Bregovic a Pescara per l'Abruzzo Open Day. Di taglio alto, Spoltore Giobbe Covatta apre l'ensemble, prevendita a suon di multe. Pescara, Pianeta Web, gli hacker invadono il parco di Cocco. Il calcio Pescara attesa per Sarri-Oddo, faccia a faccia tra predestinati. Questi dunque i titoli di apertura. Prima di vedere i titoli dei quotidiani nazionali, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, la necessità di adattarvi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema per voi, sempre che moderiate le vostre aspettative. Cielo quanto mai propizio per la vita di coppia. Toro, un malumore insistente blocca lo scambio e la comunicazione con gli altri. Se la causa del malumore è da ricercarsi in uno stallo nei progetti, avrete la grinta per contrastarlo. Curate l'alimentazione. Gemelli, al lavoro oggi rischiate di non vedere le cose nella giusta dimensione e di non riuscire a far ricorso alla capacità di mediare o di sdrammatizzare. Dovreste impostare un ritmo di vita più tranquillo, più regolare, più ordinato. Cancro,
giornata particolarmente produttiva, specie se avete un lavoro autonomo. Si prevedono soluzioni innovative per rendere più efficace e produttivo ciò che fate. Per quanto riguarda la sfera privata, non fatevi prendere dalla smania di novità. Leone, non si prospetta una buona giornata, la luna vi penalizza anche in ambito lavorativo. Evitate ogni motivo di tensione e di discussione col partner. Regalatevi una vacanza, fate sport, dedicate del tempo ad un interesse culturale. Vergine, la luna oggi vi strizza l'occhiolino e il buon umore diventa vostro alleato, regalandovi in amore un'affettuosa capacità di intendersi. Potrete mettere a frutto la vostra professionalità per fare un salto di qualità nel lavoro. Bilancia, anche se non riuscite a trovare la soluzione a certi vostri problemi, è il caso di darvi una mossa per uscire da una situazione stagnante. Bene l'amore, acquisti per voi stessi e per la vostra abitazione. Scorpione, sulla vostra scena astrale ci sono aspetti contraddittori, alcuni pianeti vi favoriscono, altri meno. Nel lavoro tutto è l'insegna del movimento, in amore invece tutto si complica, pensate ad una vacanza insieme. Sagittario, è il momento di prendervi cura di voi stessi, della vostra salute, del vostro benessere fisico. Un po' di sport vi consentirà di mantenere una forma soddisfacente. In amore, seguite pure ciò che vi suggerisce il cuore. Capricorno, in questo giorno non dovrete far altro che godervi la vita nei suoi aspetti più disinvolti e divertenti, compreso qualche gioco seduttivo. Vi sarà facile comprendervi e dialogare con la persona amata. Corteggiamenti in vista per i single. Acquario, oggi tira una brutta aria, difficoltà di comunicazione, progetti da ridimensionare e tanta impazienza. Tenete a freno spirito critico e individualismo. La vita di coppia ne risente con malintesi, incomprensioni ed equivoci. Pesci, la luna vi guarda con benevolenza, appoggiando tutte le vostre iniziative. Viaggi, uscite con gli amici, passeggiate romantiche. Nel lavoro, amici e colleghi vi daranno una mano. Accettate l'aiuto. Vediamo ora i titoli d'apertura dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalle pagine del Fatto Quotidiano. Avanti tutta il Ministero dell'Ambiente e quelle proroghe infinite. Il governo continua a trivellare dalla Sardegna all'Emilia e i petrolieri ottengono carta bianca. E poi di taglio alto, un eroe dei nostri tempi, il capo della security, Cantournè, deve proteggere i manager. Alla RAI c'è un ispettore Clouseau, l'han fatto scegliere da suo padre. Il titolo del giornale, la ricetta del Nobel, ipotesi 2 euro. Stiglitz propone una moneta a doppia velocità per salvare l'Europa, una per il sud e una per il nord. Libero, il libro del Nobel attacca l'Europa, euro e austerità sono truffe, l'Unione Europea se ne frega del voto popolare, la moneta unica ha fallito su benessere e integrazione politica, è frutto di ideologie, teorie balorde. L'impoverimento degli europei era calcolato, mollare l'Unione conviene. L'effetto Brexit, in Inghilterra calano i disoccupati e la Merkel cerca di trattenere Londra. A centropagina i ratti hanno mangiato la poltrona al Premier, i topi sostituiscono Renzi a Palazzo Chigi. Il Corriere della Sera, i profughi lavorino nelle città, sbarchi, il capo dell'immigrazione, Marcone, più integrati. Valls dice Burkini incompatibile in Francia, piano con comuni e privati, così rimborseranno parte dei costi statali. E poi Rio 2016, pallanuoto e beach volley, le finali degli azzurri. La Repubblica, migranti, tribunali intasati, espulsioni più veloci. Niente appello, il governo cambia le regole, ma solo l'integrazione può aiutarli. E poi il caso, la battaglia del Burkini, Valls dice sì ai divieti e l'Italia è divisa. Il Tempo, ecco gli stipendi d'oro della Regione Lazio. Record di dirigenti per l'amministrazione Zingaretti, quasi 300. Il doppio di Emilia e Toscana, la Corte dei Conti boccia l'aumento del 7%, nel resto d'Italia calano. Le consulenze stellari.
Centropagina, Roma, bene così col Porto passa, resta in 10 e soffre, finisce 1-1, tutto aperto per il ritorno di martedì all'Olimpico. E poi di spalla, botta e risposta con lo scrittore Salvini, la maglia e il solito Saviano. La Stampa, la manovra cresce a 30 miliardi, il governo sigla un accordo con Ryanair grazie al taglio dell'aumento delle tasse municipali, 1 miliardo per rotte e aerei, intesa Renzi-Padoan per aumentare gli investimenti, scontro sulle pensioni, siamo agli ultimi posti dei paesi OCSE, bocciati su previdenza, asili e famiglie. A centropagina tra i mercenari, ultima difesa del Califfo. Il messaggero, statali, più soldi per il contratto. Il governo pronto ad aumentare i fondi per il rinnovo. Da 300 milioni a 1 miliardo l'anno la base di partenza della trattativa sarebbe di 80 euro, incrementi non a pioggia ma selettivi. E poi la Roma resta in 10 e soffre, ma l'1-1 col Porto è prezioso. Ancora via libera al registro degli imam, c'è l'obbligo di parlare italiano. Arrestato terrorista tunisino, stava imbarcandosi per Lampedusa. Il manifesto, le sue prigioni servono celle per i golpisti, via al decreto svuota carceri del sultano Erdogan, che dispone la liberazione di 38.000 detenuti per far posto ai suoi avversari. In Turchia lo Stato di diritto è ormai un ricordo, lo dice anche l'altra corte, abolendo l'articolo della Costituzione che punisce gli abusi sessuali sui minori. Francia, il primo ministro difende i sindaci che hanno deciso il divieto. È contrario ai nostri valori, valse dichiara guerra al Burkini. L'Unità nel blu dipinto di blu, Ryanair di rotta sull'Italia 1 miliardo di dollari e annuncia con Del Rio il suo più grande investimento. Il piano prevede 10 nuovi aerei e 44 nuove rotte che creeranno 2.250 nuovi posti di lavoro. A centropagina le ragazze della pallanuoto in finale avanti nel beach volley. E poi anche qui di taglio basso la Francia vieta il burkini incompatibile con i nostri valori. E allora apriamo la rassegna di oggi proprio con la notizia che riguarda Ryanair, un piano di investimento veramente ingente, riguarderà anche l'Abruzzo e allora questo è il resoconto, vediamo. Buone notizie per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Dopo l'ufficializzazione del governatore, che aveva rassicurato sul ripristino delle vecchie rotte sospese e dell'introduzione progressiva di 7 nuove destinazioni, arrivano anche le dichiarazioni confortanti di Misto Liri, amministratore delegato della low cost irlandese, che proprio oggi ha dichiarato: siamo estremamente grati al primo ministro Matteo Renzi e al ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio per aver preso questa iniziativa per incrementare il turismo in Italia, cancellando la tassa municipale sui voli e la revisione delle linee guida sugli aeroporti. Il ministro Del Rio, ha proseguito Liri, ha sfidato le compagnie a rispondere con piani di crescita se il suo governo avesse agito per migliorare la competitività degli aeroporti italiani e noi siamo lieti di essere la prima compagnia aerea annunciando il nostro più grande investimento in Italia. La low cost irlandese infatti presenta il piano di investimento nel dettaglio, 1 miliardo di dollari in 10 nuovi aeromobili, 44 rotte grazie alle quali il traffico aumenterà del 10%, passando da 32 milioni di passeggeri del 2016 a 35 nel 2017, decretando di fatto Ryanair prima aviolinea in Italia. Aumenti previsti anche per i posti di lavoro che saranno implementati di 2.250 unità. A commentare il buon esito delle trattative arriva anche il ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio, che spiega come il governo italiano stia continuando il suo percorso di allineamento alle norme europee, norme che per inciso avevano creato la dipartita di Ryanair, bloccando di fatto tutti i finanziamenti di Stato nei confronti delle regioni. Grazie all'investimento garantito dalla compagnia di volo, spiega, si aprono più opportunità al turismo in Italia e soprattutto più occupazione. Salvi dunque, dopo non poche preoccupazioni, l'aeroporto di Alghero e quello di Pescara. Già da questa settimana infatti i voli torneranno in vendita.
Passiamo alle pagine del centro. In apertura il costume musulmano scoppia, il caso Burkini in Francia c'è il divieto. Il premier Valls appoggia le amministrazioni che lo hanno messo al bando, è incompatibile con i valori della nostra Repubblica, polemiche in Italia. E poi un obbligo senza senso porta solo divisione e meno integrazione. La giornalista italo-pakistana Sabiha Shah, misura ridicola per molte, indossarla è una scelta, non vedo problemi. Il dibattito è esagerato e distoglie l'attenzione da come evitare gli attacchi. Di taglio basso Hollande dal Papa per parlare di libertà. Incontro privato in Vaticano fra il presidente francese e Bergoglio, serve unità nel rispetto di tutti. L'economia, la manovra, 30 miliardi per far tornare i conti. Il piano del governo per la legge di stabilità, puntare su sviluppo e produttività, e si apre la trattativa con Bruxelles. Lunedì vertice sulla portaerei Renzi, Merkel e Hollande sulla Garibaldi. Piazza Affari teme l'effetto referendum. Secondo gli analisti di Citigroup è il principale rischio per la politica europea al di là della Brexit. E poi per il congresso a Rebibbia detenuti no di Orlando ai radicali, via manifestazioni di partiti e associazioni da domani il meeting. Bimbo ucciso dai cani, la madre si difende, lo avevo in braccio, il piccolo Giorgio non sarebbe rimasto da solo in giardino, i due dogo argentini affidati al canile e a decidere sarà il magistrato. Le migrazioni in Italia a 7 milioni di case sfitte, un'abitazione su 5 priva di inquilini, a soffrire di più è il sud. Trapani, turisti avvelenati dal monossido, si chiarisce il giallo sulla morte di un toscano, resta grave l'amico. Jet russi ancora su Aleppo, catastrofe umanitaria, secondo giorno di bombardamenti dei caccia partiti dall'Iran, uccisi 150 jihadisti, la popolazione della città siriana è allo stremo e Ban Ki-moon lancia l'allarme. E poi il briefing sulla sicurezza per Trump, ma il candidato dei repubblicani attacca, non mi fido dell'attuale intelligence. La Turchia ha liberati 38.000 detenuti comuni, il decreto del governo per svuotare le celle destinati ai golpisti. Apriamo la pagina dell'Abruzzo dedicata alla stagione dell'uva e alle previsioni. La vendemmia ritarda e favorisce i bianchi. L'andamento climatico altalenante rallenta la maturazione zuccherina e la raccolta slitta di almeno 2 settimane, ma sarà comunque di buona qualità. Ed eccola qui la notizia, Ryanair traccia 2 rotte dall'Abruzzo a aeroporto, inseriti nuovi voli per Copenaghen e Cracovia dal prossimo aprile. Pescara è avvisata, l'Europa non rimborsa le spese per la Mannoia. Intervista all'autorità di gestione presso l'Unione Europea. Paola Di Salvatore fa il bilancio del programma IPA Adriatic. Siamo tornati a contare grazie al rigorismo e ai progetti. E poi l'Albania è un mare di opportunità, il paese respira voglia d'Europa, oltre 500 le imprese italiane trasferite. Da Ryanair 44 nuove rotte, investiremo 1 miliardo, la compagnia low cost ringrazia Roma per l'abolizione della tassa municipale. Soddisfatto il ministro dei trasporti Graziano Del Rio, lavoro per oltre 2.000 persone. La pagina di Pescara, storie di prof trasferiti, costretti a emigrare, beffati da un algoritmo. Sono 386 gli insegnanti abruzzesi di ruolo che dal 1 settembre dovranno assumere un incarico fuori regione per conservare stipendio e posto di lavoro. E poi di taglio basso, l'ufficio scolastico a Pescara altri 260 posti, prime rassicurazioni dopo la protesta ai docenti con la valigia destinati alle cattedre del nord Italia. Impresa in espansione, conto alla rovescia per i lavori, la Fater cresce e si allarga a Spoltore. L'azienda acquista un capannone a Santa Teresa per 500 dipendenti, via alla ristrutturazione investimento milionario. Ed eccolo qua, lo schema delle assunzioni, 1.400 i dipendenti della Fater negli stabilimenti italiani, in Portogallo e in Marocco. 350 le assunzioni del gruppo Fater a livello globale negli ultimi 3 anni e 150 delle 350 assunzioni sono state fatte negli stabilimenti di Pescara e di Campochiaro in provincia di Campobasso. Raduno con 300 esperti di informatica. Domani al Parco Cocco parte il Festival degli Hacker, conferenze su sicurezza, censura e droni.
Pulizia e decoro, così rinasce Pescara. Negozianti del centro, balneatori e ristoratori fanno le loro proposte per la città e annunciano un sit-in per il 4 settembre. Riapertura totale al traffico di Corso Vittorio Emanuele, interventi incisivi di sicurezza e decoro per dare vivibilità all'area di risulta. Cancellazione della nuovissima pista ciclabile in Viale Regina Margherita e soprattutto ripulire il fiume e far saltare la diga foranea per ridare vita al nostro mare. Sono alcune le più forti delle proposte per l'associazione Pescara da Mare, che riunisce commercianti del centro, balneatori, ristoratori e titolari di strutture ricettive, svincolati da associazioni di categoria e partiti politici. Vuole portare avanti intorno alle quali vuole aggregare il maggior numero di pescaresi possibili, partendo da una grande manifestazione aperta a tutti da tenere il 4 settembre tra la Madonnina e il Ponte del Mare. E a parlare c'è anche l'assessore al commercio Giacomo Cuzzi, dice: Pescara Shopping, il centro è in zona stadio, cabaret, sposi, sosta gratis da domani al 19 agosto. Addio al fondatore della Prodi e San Leontino. Terenzio è morto a 82 anni, puntò tutto sulla tecnica ortopedica. Verso il piano urbano della mobilità sostenibile, il Comune nomina Pier Giorgio Pardi Mobility Manager. Stasera al porto turistico c'è la musica di Vettoretti. E poi Elena e Margherita, spose, un colpo di fulmine, prime a unirsi in matrimonio con la Cirina in Abruzzo. Ci siamo amate subito, ma sono passati anni prima di metterci insieme. Ora siamo mamme felici. La notizia è arrivata ieri, si parla del primo matrimonio gay con rito civile, sarà celebrato a Spoltore e allora siamo andati ad ascoltare proprio il primo cittadino. Con il sindaco di Lorito, di Spoltore, parliamo di questo primo matrimonio civile che ci sarà a Spoltore il 22 agosto, una notizia comunque che ha fatto un po' il giro di tutto l'Abruzzo, sarà proprio la città che lei presiede, sindaco, ad ospitare questa cerimonia. Noi abbiamo semplicemente dato seguito a quella che la legge prevede, quindi so che altri comuni in Italia hanno già fatto, mi dicono che siamo il primo comune d'Abruzzo, ma sicuramente a breve si aggiungeranno anche altri. Abbiamo dato seguito a quella che è una nuova legge per quanto riguarda le unioni civili. Non sarà lei a celebrare il matrimonio, però tanti sindaci hanno avuto qualcosa da ridire su questi matrimoni, invece è qui a Spoltore, no? Da questo punto di vista non ci saranno problemi. Ma assolutamente no, perché la legge, noi dobbiamo dare seguito alla legge, guai se non facessimo questo, non rispetteremmo la legge. Questa è la legge, ognuno ha le sue opinioni rispetto alle leggi, ma comunque vanno fatte rispettare ed applicare. Quindi qualora dovesse esserci la possibilità nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, di celebrare un matrimonio con rito civile qui a Spoltore, non ci saranno problemi da questo punto di vista? Assolutamente no, non ci sono problemi, così come non ci sono problemi per altri matrimoni. Torniamo sulle pagine del centro, si parla di sanità, il Partito Democratico sul pronto soccorso, lavori a metà settembre. Il reparto sovraffollato, annuncio di Pietrantonio, l'ASL ha risolto i problemi, ma le imprese vincitrici dell'appalto non hanno ricevuto nessuna comunicazione. E poi boom di accessi, 371 è il numero di accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara il 13 agosto, 326 accessi invece il 15 agosto, 446, quelli del 16 agosto, è il picco massimo del 2016. La polemica per i pazienti in corridoio, a parlare è Guerino Testa, contro il sindaco non difende l'ospedale di Pescara. Il pronto soccorso sovraffollato diventa un caso politico. Il consigliere comunale di opposizione Guerino Testa attacca il sindaco Marco Alessandrini in qualità di presidente del comitato ristretto dei sindaci delle ASL e come massima autorità sanitaria locale il sindaco dovrebbe essere vigile e attento sul pronto soccorso e invece non lo è affatto. Cure dei denti, la sfida di IOP Salute a Villa Raspa, il team di specialisti che fa la concorrenza dei prezzi alla Slovenia. E poi passiamo alla pagina di Montesilvano con la cronaca, un inseguimento fugge a 200 all'ora e ferisce due carabinieri. L'uomo intercettato durante la folle corsa nella notte, inseguito si rifugia in un hotel ma viene trovato e arrestato.
Il nido di Via Chiarini sicuro con 200.000 euro. La regione accoglie la richiesta del comune e stanzia fondi per lavori strutturali. Si parte a giugno. Ancora sfida per bambini a colpi di colore stasera in Corso Strasburgo. Lezione, giochi e mostra con pittura sotto le stelle. E poi si parla ancora di dati, i dati degli ultimi prelievi dell'Arta mare balneabile anche nel mese di agosto. Questo sempre sulla pagina riguardante la cronaca di Montesilvano. Ed eccola qua, stasera a Francavilla è la notte dei fuochi per San Franco. Alle 24 lo spettacolo pirotecnico sul mare che chiude le celebrazioni per il patrono. Bus navetta attivi dalle 18.30 diretti al piazzale della chiesa di Santa Liberata. Si concludono quindi stasera le celebrazioni proprio per la festa patronale di Francavilla, un cartellone pieno di eventi. Allora abbiamo ascoltato l'assessore. Si confermano insomma le nostre due date più importanti del calendario estivo, che devo dire quest'anno è stato superlativo, un'offerta di qualità che continua ancora fino a fine mese. Domani sera i fuochi a mare sempre da Piazza Sirena, sempre dalla mezzanotte, con il consueto rito religioso della processione di San Franco che partirà alle 19.30 dalla chiesa di San Franco. Mi preme ricordare la mobilità alternativa che abbiamo attivato, suggerendo a tutti nuovamente di utilizzare mezzi alternativi come la bicicletta o comunque di uscire a piedi. In ogni caso il comune si è attivato per una navetta bus che appunto coprirà tutto il territorio e con il taxi sociale per i cittadini diversamente abili che potranno comunque usufruire di questo servizio. Tutte le informazioni, come sempre facciamo, le trovate sulla pagina Facebook del sindaco, sulla mia, su quella dei colleghi e comunque sul sito del comune. Invito nuovamente appunto a utilizzare veramente la mobilità alternativa e soprattutto a godersi queste due belle serate delle feste patronali. È stata un'estate che tra l'altro ancora si conclude, che a Francavilla è stata caratterizzata da grandi numeri di presenze. Assolutamente sì, insomma un momento importantissimo è stato quello del concerto di Antonello Venditti, per noi insomma un grande onore ospitare un artista di questo rilievo. C'è stato Francesco De Gregori, credo che il commercio ne abbia beneficiato moltissimo, ma in genere credo proprio il clima della città. E questa sera si concludono le celebrazioni per San Franco, ma a parlare anche il parroco di San Franco che lancia un SOS, dice cerco fondi per la chiesa di San Rocco, è un appello durante le tradizionali celebrazioni in onore di San Rocco. Sono ormai 5 anni, ha detto Don Rocco D'Orazio, che la chiesa di San Rocco, tanto cara ai francavillesi, è chiusa al culto per gravi problemi strutturali. Ho fatto diverse richieste alle istituzioni per reperire fondi utili ai lavoratori, ai lavori necessari, ma non ho ottenuto nulla. È ora che ci diamo da fare insieme. Chiedo a tutti, istituzioni, civili, associazioni che si adoperano per promuovere il culto di San Rocco, fedeli e l'intera popolazione, un impegno che ci consenta di fare interventi utili per recuperare la chiesa. E poi stadio senza luci e docce, così non si va più avanti. Penne, protestano le società sportive che frequentano lo storico impianto comunale ridotto a brandelli, senza più custodia e manutenzione ordinaria. Notte in bianco tra musica e vetrine accese, sempre a Penne torna sabato l'appuntamento estivo nel borgo con musei aperti, band e artisti di strada. E poi di spalla Sant'Eufemia, un libro storico di Pollice. A Loreto chiuso per 3 sabato il distretto sanitario di Via Chiarelli. Di taglio basso Popoli, progetto proposto dalla consigliera Combattelli, serve una rotatoria sulla Tiburtina. Ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, torniamo sulle pagine del centro. Andiamo su quella di Chieti, torna alla pace dopo la bufera. Suor Vera gestirà la casa dei bimbi orfani, l'arcivescovo Forte li affida alla Mater Popoli Teatini. Il centro d'accoglienza è chiuso a febbraio per un misterioso caso. E poi tra Brecciarola e Villanova auto si ribalta sull'autostrada, ferite 3 donne nello schianto. Addio Gianni, mister d'altri tempi, la città saluta l'allenatore e ristoratore morto a 75 anni, fu una stella dei dilettanti.
A pagina di L'Aquila, delitto al seminario, inchiesta a Trieste, Don Paolo mai visto, triste situazione. L'arcivescovo Petrocchi sul sacerdote indagato per omicidio dice manca da 6 anni, serve un severo accertamento dei fatti. La lettera del presule fino alla sentenza va mantenuta la presunzione d'innocenza, spero che possa dimostrare la sua estraneità alle accuse. Proprio ieri ci sono state le dichiarazioni del vescovo Petrocchi proprio su questo caso, l'abbiamo ricostruito con Alfredo Primante. Con profondo dolore ha appreso la notizia che Don Paolo Piccoli, sacerdote, incardinato nel presbiterio di questa arcidiocesi ma da 6 anni dimorante fuori dal territorio aquilano, è indagato dalla magistratura con l'accusa di omicidio a danno di un anziano sacerdote di Trieste. Non ho avuto mai modo di incontrare personalmente Don Piccoli che, con il permesso del mio predecessore, Monsignor Molinari, dal novembre 2010 ha lasciato questa comunità ecclesiale per riavvicinarsi al suo ambiente di provenienza. Da quanto mi è stato riferito, però, tale decisione fu presa perché le drammatiche difficoltà del post-sisma interferivano negativamente sulle sue condizioni di salute. Lo scrive in una lettera aperta l'arcivescovo metropolita dell'Aquila Giuseppe Petrocchi, commentando la notizia che vede indagato un parroco che prestò il suo ministero nell'Aquilano, relativa all'omicidio del sacerdote 92enne Giuseppe Rocco, originario di Barbana d'Istria, trovato cadavere 2 anni fa nella sua stanza al secondo piano della casa del clero di Trieste di via Basenghi. Inizialmente si era ipotizzata la morte naturale, ma poi i risultati del RIS di Parma hanno fatto cadere i sospetti su Don Paolo Piccoli, che per diversi anni è stato parroco di Pizzoli. Alcune tracce ematiche rinvenute nella stanza della vittima apparterrebbero infatti proprio a Don Paolo, che fino ad un paio d'anni fa viveva nella stessa casa del clero, ora incriminato per omicidio volontario aggravato nell'ambito di un'inchiesta che inizialmente lo vedeva solo come testimone. L'udienza preliminare nei confronti del religioso originario di Verona è stata fissata al prossimo 13 dicembre. Inoltre, continua Monsignor Petrocchi, che si appella alla presunzione di innocenza per tutti gli indagati, con tutto il cuore spero che Don Paolo Piccoli possa dimostrare la sua estraneità ai fatti delittuosi che gli vengono contestati. Per quanto mi riguarda, conclude Petrocchi, con l'intera Chiesa aquilana c'è la ferma volontà di dare ogni apporto perché venga fatta giustizia e sia tutelata fino in fondo la legalità. Ancora sulla pagina di L'Aquila, il rapinatore delle nonne torna a colpire Celano, una 87enne aggredita in centro e derubata della collana, il terzo episodio nella Marsica. Sempre sull'Aquila, preso a pugni al terminal bus, aggredito e malmenato mentre al lavoro all'interno del terminal di Colle Maggio, la brutta avventura di un dipendente dell'azienda che gestisce il mega parcheggio Lorenzo Natali è finita dopo l'intervento dei carabinieri con l'arresto ai domiciliari di un 25enne e la denuncia di un 40enne, entrambi per resistenza a pubblico ufficiale. La pagina di Teramo è dedicata al caso Parolisi, dovrà lasciare il carcere militare. La procura generale dice via dall'esercito, il padre di Melania al ministro Pinotti è un assassino e lì sta troppo bene. C'è una lettera di papà Gennaro e c'è la richiesta della procura generale alla corte d'appello di Perugia. Il dolore e la rabbia di un genitore e il tecnicismo della giustizia per chiedere che Salvatore Parolisi non sconti la pena in un carcere militare. Dopo la sentenza definitiva a 20 anni per il caporale al maggiore dell'esercito che il 18 aprile 2011 ha ucciso la moglie Melania Rea con 35 coltellate nel bosco di Ripe e che attualmente è recluso nel carcere militare di Sant'Anna Maria Capua a Vetere, il caso non è ancora chiuso. Il 28 settembre tornerà davanti ai giudici perché il sostituto procuratore generale di Perugia, Giancarlo Costaiola, ha chiesto come pena accessoria la degradazione del militare dall'esercito. Tra le prime conseguenze ci sarebbe l'uscita dal carcere militare. Ancora cronaca, coltellò il vicino, prende la casa popolare Giulianova, il comune se ne accorge in ritardo e blocca la procedura di assegnazione. Ora ci spostiamo sulle pagine del Messaggero.
In apertura si parla di Rio 2016, Nicolai Caccialloro a Capocabana, Ortona è già in delirio, beach volley, la sfida ai super favoriti Carioca domani alle 5. Paolone dice giocheremo a viso aperto, ce la possiamo fare. La finale dopo l'incredibile match con i russi abbiamo trovato una straordinaria forza di reazione. Ancora Rio di Fulvio, leader del Sette Bello nella torsida di Italia-Serbia. La nazionale italiana di pallanuoto maschile ha già collezionato un mezzo miracolo, ma ora che è in ballo vuole ovviamente continuare a ballare. Stasera la partita che potrebbe incoronare il pescarese come il nuovo Estiarte. E poi Ondina Valla, aquilana acquisita, il marciatore De Benedictis, tra campionissimi la ginnasta Fabrizia D'Ottavio, Marco e Geppino, D'Altrui e Amedeo Pomilio. La pagina di Pescara, Aca, ora la politica rivuole il CDA. Una lettera mette allo scoperto Luciani, sindaco di Francavilla, a nominare più amministratori e chiede la proroga del bando. Di Baldassarre risponde iter già deciso dall'assemblea, avanti così, e svela le mosse del centrosinistra ai sindaci dei comuni soci. La brusca frenata sulla decisione presa a fine luglio per le future nomine evidenzia il valore della partita. In rivolta i commercianti del centro, la riunione al Florida, oltre 70 operatori chiedono sicurezza, decoro e rilancio. Il 4 settembre grande manifestazione al Ponte del Mare. Invasione di hacker al Parco di Cocco, il festival, la Metro Holographics di Lucia Zappacosta ripropone da oggi a domenica il MOCA, talk, dibattiti e laboratori. La cronaca di Montesilvano, Sperone, carabinieri e fugge, preso a tutta velocità sul lungomare e altre strade di Montesilvano, finisce contro due gazzelle dell'arma e poi tenta di dileguarsi. Il folle ubriaco è stato rintracciato in un albergo e arrestato, è un 53enne con precedenti, due carabinieri feriti in modo serio. In via Vestina il drammatico incidente, l'uomo rintracciato grazie alla ex moglie. E poi gli insegnanti con la valigia, no ai trasferimenti, le battaglie, la maggior parte dei docenti avrà cattedre in Lombardia o in Veneto e c'è una valanga di proteste. L'ensemble comincia a suon di multe, spoltore, apertura affidata stasera a Giobbe Covatta, ma c'è poca voglia di ridere, elevate ieri decine di verbali. Tris al femminile con Micolitti, Filipponi e Gonciac, Lavezzi e Insegno, le star, omaggio ad Albertazzi. E poi l'intossicazione, non erano fiori di zucca ma stramonio, moglie e marito finiscono all'ospedale, sempre sulla cronaca di Francavilla. Sempre a Francavilla la lunga notte dei fuochi, lo spettacolo e la giornata più attesa della festa di San Franco, bus, navetta, gratuiti. Estatica gli eventi da Estatica a Pasotti, vini e street circus all'outlet. La pagina di L'Aquila, Don Piccoli, il vescovo prende le distanze, già in quiescenza. Nella curia aquilana, Don Paolo conserva tuttora il titolo di canonico onorario. Rocca di Cambio, un turista 45enne stroncato da infarto mentre è in bicicletta. Di spalla c'è l'ente Iannini, la procura chiede altri accertamenti e c'è l'inchiesta. A Colle Maggio il terminal Terra di Nessuno, malmenato un addetto. Tra il degrado c'è anche una bambola gonfiabile, L'Aquila, centro storico, una settimana dalla perdonanza a cui seguirà la maratona jazz, questa la denuncia. Le fratte urbane hanno invaso ormai non soltanto la zona rossa ma anche i vicoli riasfaltati e riaperti. E poi via Sassa torna a rivivere il cuore della Movida. Lo stadio Acquasanta per la gestione, nodo debiti sugli impianti. La Marsica, ancora uno scippo caccia la banda, terzo gravissimo episodio. Stavolta Celano nel giro di pochi giorni e ancora uno straniero responsabile. Ora i carabinieri temono che ci sia un'organizzazione di malviventi specializzata in questo tipo di azioni. Pare che l'autore sia stato fotografato, si tratta di un giovane trentenne.
E poi donna morta in ospedale, interrogata la badante a Sulmona, gli accertamenti saranno lunghi, ci vorranno 2 mesi almeno per venire a capo della morte dell'anziana 87enne di Sulmona, deceduta all'ospedale Annunziata sabato scorso in circostanze misteriose. L'esame autoptico eseguito ieri dal medico incaricato dalla procura, Ildo Polidoro, si è limitato a fare tutti i prelievi utili ad una valutazione del caso, tessuti midollo e soprattutto l'arachide cervicale che all'esame della TAC eseguita venerdì risultava spezzata. Roccaraso, 2 nuove cabinovie, gli ovetti sono da 10 posti per maggiore comfort e sicurezza. La pagina di Chieti discarica, scagionati i fumi del rogo, scatta l'SOS Bonifica. Il Movimento 5 Stelle dice lieti per i risultati delle analisi, ma rimangono gravi comportamenti omissivi sulla sicurezza del sito. I pentastellati hanno anche inviato un esposto alla procura, ma dai magistrati solo un no comment sullo stato delle indagini. Davanti a Colle Sant'Antonio uno striscione di Casa Pound, migliaia di euro per inutili interventi. E poi infrastrutture, bando di gara per il tunnel e per il tunnel incompiuto, mancano i soldi, in forse il tapirulan. Il passaggio pedonale sotterraneo collega il terminal degli autobus con il parcheggio di via Gran Sasso. L'inseguimento a tutto gas senza motivo, inseguito e bloccato, denunciato 55enne che da giorni sfrecciava nelle vie della città alla guida di una Kia Rio bianca. Lanciano, in città i pellegrini per Madre Teresa, il capoluogo frentano intercetta il flusso dei turisti diretti a Roma per la canonizzazione della religiosa. Il miracolo eucaristico si conferma al centro dei principali itinerari di fede, pronto a giorni il nuovo percorso pedonale. I gruppi più numerosi arrivano dagli Stati Uniti, Irlanda, Polonia e anche Filippine. Sempre Lanciano, multe in ZTL a chi aveva i permessi, tempi lunghi per l'annullamento. Aperto in comune lo sportello dedicato, l'assessore dice un disguido tecnico. A Vasto l'odissea sui bus navetta per il mare, lettera di denuncia al sindaco Menna. Poi Ortona svolta nella gestione dei rifiuti, da ottobre il servizio alla Ecolan. Teramo, Canzio nella giungla urbana, prime pulizie a costo zero. Team voleva 100.000 euro per bonificare il parco fluviale e così abbiamo fatto da soli. Gare al ribasso e risparmi generalizzati, un anno per tornare al decoro di una volta. Aree verdi nell'incuria e giardini diventati autentici boschi a causa della mancanza di finanziamenti per le manutenzioni. E poi di spalla corso senza cantieri entro il 20 settembre, questo è l'impegno del comune, chiaramente salvo imprevisti potremo sgomberare corso San Giorgio dal cantiere, dunque dai mezzi meccanici e da tutto ciò che impedisce il libero passaggio ai cittadini. In questo modo l'assessore ai lavori pubblici del comune di Teramo vuole rassicurare tutti i commercianti che in questi ultimi tempi stanno mostrando cenni di insofferenza verso quello che appare sempre più una lungaggine non più sopportabile per le attività del centro, già toccate da una crisi epocale. A Giulianova il nuovo molo ha guadagnato il mare, già realizzati 80 metri dei 430 previsti dal progetto e i lavori dovrebbero essere riconsegnati entro febbraio. Il presidente dell'anteporto, Paolo Vasanella, spera che dalla regione arrivi il 1,5 milioni promesso, previsti interventi anche all'ingresso abbattendo i muretti. Alba Adriatica, si allontanano dalla postazione multati 2 bagnini. Allontanarsi dalla postazione di lavoro in spiaggia costerà caro a 2 assistenti bagnanti in servizio ad Alba e Tortoreto in 2 distinte concessioni balneari. I bagnini sono incappati in un'operazione di controllo del litorale di Alba e Tortoreto, effettuata dagli agenti dell'ufficio marittimo locale diretto dal comandante Partenio Sant'Arzia. I richiedenti asilo puliranno anche la città. A Roseto ha approvata una convenzione dopo la positiva esperienza alla riserva del Borsacchio. Val Vibrata, altra raffica di multe per lucciole e clienti. E poi a Giulianova un'auto finisce in mare con la moto d'acqua. Il mezzo è scivolato nello scalo di Alaggia a causa del muschio fiorito. Il Palio del Ballone vince il Rione Terranova sulla cronaca di Tortoreto.
Apriamo la pagina dello sport con la Serie A e l'attesa per il primo match del campionato. Sarri-Oddo, i predestinati. Il DS Iaconi dice: il tecnico del Napoli è continuamente migliorato dai tempi di Pescara, ha imparato a gestire i big e non sente tensioni. Il nostro mister interpreta il calcio al top come il collega. Entrambi sono tra gli allenatori più preparati e intelligenti. Domenica sarà la serata anche di Ben Ali e Crescenzi. Per il Pescara sono due giocatori determinati. E poi biglietti, ultimi posti, Adriatico verso il sold out. L'Adriatico vestito a festa è quasi sicuramente sold out per la prima giornata di campionato contro il Napoli. Ieri pomeriggio la società biancoazzurra ha comunicato sul proprio sito internet che i tagliandi per i settori Curva Nord e Tribuna Adriatica erano già terminati. Considerando che la gabbia per i tifosi ospiti sarà chiusa e che l'intera Curva Sud, quasi 5.000 posti, sarà a disposizione dei supporters partenopei, restano ancora in vendita i biglietti di Tribuna Maiella, poltronissime. Il Paris Saint-Germain dice sì e Baebek ancora ci pensa. L'attaccante è favorevole al trasferimento in bianco-azzurro, ma è corteggiato da un club olandese. Mister Morgia firma: vorrei soltanto un ragazzino in più. La Serie D, il tecnico non sembra in ansia per le risposte di Migliaccio e Perna. L'allenatore felice anche per la fine della telenovela dello stadio, sarà utile pure per gli allenamenti. E invece la Lega Pro, Amadio in partenza, si scalda Matute. Zauli dice: non è giusto bloccare legittime aspettative di carriera di un giocatore valido. Kelvin è un elemento che ci interessa. Le prossime 24 ore potrebbero essere decisive per definire il nuovo assetto della squadra. E poi il rebus, il Chieti nel caos, il ritiro senza convocati e rabbia dei tifosi. Tra snervanti rinvii, colpi di scena improvvisi dietro front, il ritiro del Chieti è diventato un giallo. Si è arrivati all'assurdo che solo stamattina si saprà con certezza se oggi stesso la nuova squadra nero-verde inizierà o meno la preparazione allo stadio Angelini. Ci spostiamo sulle pagine del centro e anche qua andiamo ad aprire la pagina dedicata allo sport. Ovviamente in apertura c'è il Pescara e l'attesa per il match del 21. Mercato difficile, Pescara sfuma anche il difensore Gaston Silva. Oggi la risposta di Baebek, ma il sogno è riprendere la Padula. E poi Del Sole: che emozione sfidare il Napoli. Dopo il debutto in Coppa Italia, il 18enne sogna l'esordio in A con la squadra della sua città. Di Repetto: il primo gol in A dei biancoazzurri contro i partenopei nella stagione 1977-78. La febbre da debutto, entusiasmo alle stelle e lo stadio pieno col Napoli. Domenica all'Adriatico Cornacchia, attesi quasi 20.000 spettatori, polverizzati in poche ore biglietti di Curva Nord e di Tribuna Adriatica. Sono 6.144 i tagliandi acquistati nel primo giorno di prevendita e 1.261 comprati dagli ospiti. Questa l'attesa per le presenze del primo match. Andiamo a aprire la pagina di Lega Pro, il tormentone Zauli. Amadio a Latina, si decida in settimana. L'allenatore del Teramo dice: se resta sono il primo ad essere contento, ma dopo il test col Perugia chi sta qui lo fa per giocare la prima di Lumezzane. E poi podismo alla passeggiata ecologica, Molteni, terzo trionfo abruzzese dopo Città Sant'Angelo e Miglianico, conquista Civitella Casanova. Con lo sport chiudiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14. Invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.